Lunedì 15 ottobre, presso la sede delle Nazioni Unite a Vienna, si è tenuta la seconda edizione dell'Edoardo Amaldi Lecture. Durante la conferenza, organizzata dall'Accademia Nazionale dei Lincei, dalla Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization e patrocinata dall'Università degli Studi Roma III, dalla Presidenza della Repubblica Italiana e dalla RAI, si è discusso del programma nucleare della Repubblica Popolare Democratica di Corea, con una esclusiva lezione tenuta dal membro del Consiglio di Amministrazione del Nuclear Thrift Initiative, Lord Desmond Henry Brown, dal titolo North Korea, The Most Challenging Nuclear Test. L'intero evento è stato moderato dal segretario scientifico dell'Edoardo Amaldi Lectures, Accademia Nazionale dei Lincei e ordinario del Dipartimento di Matematica e Fisica di Roma III, professor Wolfgango Plastino. Sono intervenuti il sottosegretario generale alle Nazioni Unite e alto rappresentante per il disarmo Izumi Nakamitsu, il vicepresidente della Commissione Europea e alto rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Federica Mogherini, il rappresentante dell'Accademia Nazionale dei Lincei e ordinario di fisica all'Università Sapienza di Roma, il professor Luciano Maiani, e il segretario esecutivo del Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization, Lassina Zerbo. Un evento importante che sottolinea ancora una volta la centralità delle tematiche legate al nucleare nel quadro scientifico e geopolitico internazionale.